Sto andando a Forlì per parlare di Canova. Lo faccio per ricordare questo grande artista. Potrei anche arrivare in ritardo perché ho pensato di andare invitato dal grande regista a Locarno al festival per vedere il film di Sokurov, un film meraviglioso, e finalmente hanno consentito alle autorità russe che il regista venisse in Italia, no, in Svizzera. Il film è stato importante e io mi sono accinto a rientrare. Avendo dopo molte minacce un'automobile con i lampeggianti, nell'imminenza del confine il nostro autista Domenico li ha accesi. Ma qualcosa, essendo l'Italia distante 4 metri, non doveva essere particolarmente inquietante, ma sulla base di una legge, che non so quale sia, che sarà un regolamento, che probabilmente se uno annuncia il suo arrivo, ma non era una visita di Stato, non porrebbe nessuna questione, sono stati fermati perché un'automobile straniera in territorio svizzero non può lampeggiare. Può darsi che sia una cosa anche, non capisco bene che significato abbia, visto che lampeggiavamo verso l'Italia. Però siamo stati fermi circa mezz'ora con un atteggiamento arrogante, prepotente, autoritario di quattro poliziotti che, pur riconoscendomi buonasera onorevole Sgarbi, buonasera professor Sgarbi, hanno voluto vedere i documenti, altra cosa che si può capire, ma ha un significato, tra l'altro il cielo si vendica, meramente formale. E siamo stati dichiarati in stato di fermo, come se invece di essere in qualche modo minacciati, se è vero che un'automobile come questa dovrebbe avere delle garanzie di sicurezza, fossimo un pericolo per la Svizzera, e quindi tenuti fermi con l'imposizione di stare seduti in automobile, cosa che non ho fatto, pensando che avrei potuto in un paese democratico stare anche in piedi. E quindi ho discusso con moderazione con un poliziotto molto arrogante, che voleva impormi di stare seduti in automobile. Non mi sono spazientito, non mi sono abituato. Ho fatto una riflessione. Si può stare nella propria vita senza andare in Svizzera? Ecco, io ho 70 anni, ho avuto molto dalla vita, ho fatto molte cose, sono conosciuto in Svizzera, ho fatto attività culturali in Svizzera, non tornerò mai più in Svizzera. Non so se perderò qualcosa, non so, non mi sembra necessario tornare in Svizzera. Già con Swiss Air andando a fare una conferenza in a Ginevra, anzi uno spettacolo come l'ho fatto a Lugano, e come non farò più evidentemente, già lì mi era capitata una cosa strana, che mentre stavo in bagno, ero in quarta fila, ero il bagno più vicino, che era un bagno verso la cabina di guida, ho sentito insistentemente bussare mentre stavo cagando. Allora ho aperto la porta per farmi vedere nelle condizioni in cui ero e ho scoperto che a Swiss Air ci sono bagni di serie A e bagni di serie B, bagni di prima classe. Siccome la mia era la classe economy, ma molto vicina alla prima, non me ne ero accorto, io ero andato nel bagno più libero e più vicino, e cioè quello a 4 posti, non a 35. Ma nudo, quando ho aperto la porta, sono stato pregato di andare a cagare in fondo, ormai avevo finito. E quindi mi è rimasta impressa questa visione, che probabilmente non è indicata da nessuna parte, ma rappresenta le regole di uno Stato che pretende che tu, se devi fare la pipì, vada nel bagno che ti indicano loro per gerarchia economica. E quindi già quella volta dissi quello che penso di Swiss Air: non prenderò mai più un volo Swiss Air, e non l'ho mai più preso. Questa volta l'ho presentato fermato, che vuol dire arrestato, per una cosa bella come un film di Sokurov, e continuare il mio lavoro per andare a parlare di Canova con rischio di indefinito, perché non ci hanno spiegato quanto tempo sarebbe dovuto essere in fermo. Ho pensato che forse si può vivere senza andare in Svizzera,
nonostante l'automobile della polizia che è venuta per controllare, così sono diventati da 6-8, quello che stavamo facendo, cioè niente, stavamo attraversando il confine, e dice per un Ticino più sicuro e accogliente. Più sicuro non so, più accogliente certo no. Il Ticino, in cui si parla la lingua italiana, che è la mia lingua, dovrebbe essere una terra che unisce, non che divide. Ebbene, io non andrò più in Svizzera e neanche in Ticino. C'è il mio amico Botta, ci sono i musei, c'è il museo di Lugano, il museo Zust di Rancate, con alcuni capolavori che sono andato molte volte. Rinuncerò a tornare. Nei prossimi 20 anni, se mi tocca di viverli, se avrò l'avventura di viverli, non andrò in Svizzera. E vi suggerirei di evitarla anche voi, forse non è necessario. Il mondo è pieno di luoghi più sicuri e più accoglienti. Poi alla fine, con un sorriso, lo stesso arrogante e prepotente che mi aveva imposto di stare seduto in macchina, quello che dice: è tutto risolto, basta che paghiate 500 franchi. Si è risolto tutto in una multa, voi pagate e andate sorridendo. E d'altra parte, se non voleva prendere la multa, doveva avvisare prima che arrivava. Forse è un errore mio, doveva essermi preannunciato. Non pensavo che fosse un rito, né era una visita di Stato, né era una visita diplomatica. Ho cercato l'ambasciatore svizzero, a lui dirò che d'ora in avanti io in Svizzera non ci torno. Voi fate quello che volete, né Swissair né automobili per andare in Svizzera. E perché se uno, perché lampeggia un po' andando verso l'Italia, a 100 metri dall'Italia, deve pagare 500 franchi per essere libero, e perché ci sono delle leggi molto importanti per la sicurezza, devono difendersi da un deputato italiano che dovrebbe essere difeso. Ma forse hanno ragione, perché devono difendersi da Sgarbi, che non è un deputato italiano, che non è un professore italiano, e non è, è Sgarbi, qualcuno da cui li puoi aspettare che reagisca e dica: io vorrei stare in piedi, non seduto, in piedi in una terra libera, e non vorrei essere in stato di fermo. Non andrò più, non tornerò più in Svizzera. Quindi forse hanno fatto bene a pensare di reagire a me, perché io non mi faccio mettere i piedi in testa su questioni che non esistono. Siamo pieni di problemi, siamo pieni di malattie, siamo in piena guerra e dobbiamo stare a discutere se c'è il lampeggiante o meno, e che io debba stare fermo. Ma abbiate la dignità di essere una nazione amica e di rispettare gli italiani, anche illustri. Voglio essere rispettato, non essere trattato come un malvivente per una cosa che non ho fatto e che semmai ha fatto il mio autista, perché certo non rientra in nessun tipo di violenza o di preoccupazione. Quindi niente Swissair, niente Svizzera. Ve lo dice Sgarbi.